Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Questa Leale. Eccoci qui di nuovo con Formula 1 2015 e il nostro Kimi Raikkonen, secondo in classifica a meno 13 da Lewis Hamilton. Siamo nel GP di Silverstone in Gran Bretagna, quindi patria diciamo di Hamilton, della McLaren. Quindi puntano a fare benissimo. Infatti nelle qualifiche, come sempre, primo Hamilton, secondo Rosberg. Noi siamo sempre con le solite difficoltà, solite impostazioni eccetera eccetera, solo che c'è stato un piccolo imprevisto. Perché? Perché abbiamo fatto le prove libere e io, come ho detto, ho selezionato un'attacca a destra, quindi abbastanza aggressivo. Il piccolo dettaglio qual è stato? Che adesso piove, puttana troia. Siamo qualificati quarti inglese, comunque. E le squadre stanno finendo gli ultimi preparativi prima di dare inizio al Gran Premio di Gran Bretagna qui a Silverstone. Sapevamo che questa era una pista adatta alla Mercedes, ma nessuno poteva prevedere che Lewis Hamilton si sarebbe staccato così tanto dai suoi avversari nelle qualifiche. Se non si mette nei guai e l'auto continua a comportarsi bene, la vittoria sarà una formalità. Dovrà tenersi alla larga dai guai nei primi giri, ma farà di tutto per non farsi sorpassare dalle altre vetture. Se riuscirà a mantenere quella posizione quando la situazione si sarà stabilizzata, avrà un vantaggio enorme e sarà in grado di controllare la gara. Vettel finora ha dimostrato di essere il miglior pilota sul giro singolo nelle qualifiche. È sempre riuscito a ottenere risultati migliori del suo compagno di scuderia. Sembra che Vettel riservi sempre il suo miglior giro per la fine delle qualifiche. Non appena sembra che scenda di posizione, ecco che dà il meglio di sé e batte tutti. Tutti non proprio. Comunque, ecco, un problema di questo problema, almeno che non sono stato io che non ho visto questa cosa del meteo, però nello scorso Formula 1, fino al 2014, c'era pratica, qualifica e gara con la percentuale di possibilità di pioggia. In questo non c'è, c'è solamente tempisticamente tipo tra un'ora, tra 5 minuti, 10 minuti esce il sole o piove eccetera eccetera, però non alla lunga, quindi in gara non si sa che cosa fa. Se me lo sono perso io, ditemelo voi, ma io non l'ho trovato, forse non ci ho fatto caso, non lo so. Quindi ho messo un assetto da asciutto e siamo sul bagnato. Non so se posso cambiare qualcosa, ma non credo. In realtà posso caricare l'assetto di Monaco. Quale assetto avevamo a Monaco però? Sapete che non mi ricordo, perché qua abbiamo un assetto aggressivo. Monte Carlo forse ce l'avevamo più. Proviamo a cambiare assetto, mettiamo quello di Monte Carlo, che dite? Che poi quest'altra cosa, possiamo caricare un assetto durante la gara e non cambiare, non lo so. Proviamo, che dite? Perché qua, come detto, abbiamo quello aggressivo, ma sul bagnato non è il top. Proviamo a caricare quello di Monte Carlo, sti cazzi. Non lo so, vediamo che ci esce. Vai. Non avere fretta quando affronti la prima curva. Vogliamo conservare una buona posizione per il resto della gara. Buona fortuna. Sarà complicatissimo qua mantenere l'auto. Non ho la più pallida idea di che assetto siamo andati a caricare, perché non mi ricordo. Però Monte Carlo è l'unico assetto che avevamo fatto personalizzato, e in teoria, essendo una pista con quel tipo di curve, forse si adatta di più a questa pista bagnata. Non saprei. Noi ci proviamo ragazzi, perché dobbiamo fare. Ci eravamo preparati per una gara sull'asciutto, questa ci hanno inchiappettato per 20 minuti, forse di più. Quindi per tutta la gara, vabbè. In sostanza, aspetta, non fa cazzate. Cazzo. Bandiera verde, siamo di nuovo in gara. Mi sa che è uscito Vettel. Vabbè, che dovevamo farla? Stavamo pari pari. Potevo fare molto. Fare
il nostro meglio. Tra l'altro è uscita una patch recentemente, non so cosa abbia modificato, so solo che poi non funzionava più il Logitech G27. Le condizioni del tracciato, guarda, stanno mettendo tutti in difficoltà, fai del tuo meglio per conservare aderenza. Merda, cazzo. Se... no, siamo tornati con il meccanico becchino di merda. Non è possibile. Maledetto. Dicevo, non funziona più il Logitech G27, cioè... perché ho la configurazione personalizzata, perché ho cambiato alcuni tasti. Si era sputtanato un po' tutto, ho dovuto rifare tutto da capo, perché anche se me la manteneva salvato, però lo sterzo girava random. So che giriamo troppo, ragazzi, ma chissà che cazzo da set abbiamo adesso qua. Abbiamo fatto quell'errore di merda, maledizione, che ci ha costato il terzo posto. Tra l'altro noto anche che non cambia più come prima, ogni tanto non mi prende il comando della scalata. Silverstone, come vi avevo detto, non lo so, è una di quelle piste che non mi ha mai convinto molto per i tempi di Toca Touring Car 2. Se non sbaglio c'era Silverstone. Però non è buono questo, Mi piace per aver cozzato con Vettel, chissà che cazzo di fine ha fatto. Vabbè, che dobbiamo. Sta di fatto che non gli stiamo dietro a Ricciardo. Poi recuperiamo un pochino, ma non abbastanza. Due Mercedes, vabbè, se sono andate. Un Hamilton che va bomba. Poi dobbiamo fare anche con calma e circospezione, perché ai box fra circa due giri ti monteremo le gomme intermedie. E noi abbiamo comunque il tuo vantaggio su Grosjean di un secondo a giro. Controllo trazione sul medio, quindi un po' di difficoltà ce l'abbiamo. Terrei d'occhio le gomme, però Oh, ma che cazzo è? No, che non va tutto... il cazzo, va tutto bene. Vabbè, qua ci costringe ad utilizzare il flashback, ma... non ho capito se abbiamo appena toccato con la posteriore destra l'erba o troppo il cordo, non so che cazzo è successo. Vabbè.
riusciamo a recuperare almeno Ricciardo, maledizione. Ricciardo ha fuso. Ben fatto, siamo terzi. È uscita una fumata nera dalla dall'auto di Ricciardo. Bene così. Magari Hamilton o no, eh? L'amicizia sempre. Riusciamo a fare qualche giro in più rispetto previsto, non sarebbe male. Beh, le due dietro c'è un gruppone folto di piloti. Noi siamo una via di mezzo tra il gruppone principale e le due Mercedes, che vabbè, chi le vede. Comunque, per quanto riguarda la miscela, non ci avevo fatto caso, molti di voi mi hanno detto che per la miscela grassa, se si mette per troppo tempo, si surriscalda il motore e si perde molta potenza. Io non ci ho fatto caso, quindi adesso andremo a vedere. Sentiamo adesso che ci sono i rettilinei. Va bene, qua andiamo un po' più a bomba. Resta il 60% del carburante iniziale, hai il 60% del pieno. Ricorda di rientrare ai box a questo giro. Facciamo il prossimo. Già sono arrivati in box questi. La finestra di pit stop si chiude a questo giro. Viaggianti come prima, calcolando che comunque giri questi sono, quindi
fermiamo al sesto, al settimo è uguale. Abbiamo esagerato tantissimo. Dietro. Sbagliato tantissimo in quella curva. Sbagliato di nuovo però. L'ho fatta più lenta. Perché le gomme non reggono più. I box. Ok. Vai. Vediamo un po'. Possiamo vedere. Temperatura. Sì, avevo lasciato dei danni più che la temperatura quando abbiamo messo una miscela elevata. Tanto per. Vai. Non dare gas. Ma che non dare gas? Il cazzo. No, meglio che teniamo d'occhio però la temperatura delle gomme. Sono passati tutti, si stanno fermando altri. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Che cazzo. Sì, ho capito, ma no, aspetta, Dio Cristo. Ma cazzo. Ok, le macchine coinvolte nell'incidente sono state rimosse. Sto cazzo è stato rimosso. Che la linea bianca. Scaldare le gomme adesso. In realtà non ho capito se Rosberg e Hamilton sì, si erano fermati insieme, però comunque evidentemente avevano così tanto vantaggio che Le gomme, non dimenticarti dello stato delle gomme. Ma che cazzo c'eravamo la miscela? Basta. Ok, la temperatura delle gomme è quella giusta. Vediamo un po', facciamo sto rettilineo così. Porta a distrarsi troppo il cambio miscela se lo dobbiamo fare per poco tempo. Vabbè, è andata male, ma comunque abbiamo un assetto totalmente random. Mi ha fatto fare le qualifiche sulle prove libere sull'asciutto e poi mi ha buttato sia nelle qualifiche nella gara sul bagnato. Siamo. C'è una pista non facile questa qui sul bagnato, cazzo. Senza averla provata sul bagnato. Quindi non lo so, se voi sapete
si possono vedere le condizioni meteorologiche con un certo anticipo rispetto a quel minutaggio che fa vedere nei box. Sarebbe meglio. Sì, un po' una gara tra virgolette in solitaria, perché Mercedes se ne sono andate, Grosjean è a debita distanza, ti trovi in terza posizione, lo so giovane. Possiamo fare di meglio, di peggio forse sì. Di meglio non credo. Anche in un fondo non lì davanti, ma ne dubito. Rischiato un pochino. Come stanno morendo tra l'altro? Livello di temperatura anteriore sinistra molto sotto sforzo questo tracciato. Rosberg guadagna un secondo a giro, ripeto, che dobbiamo fare? Mercedes che cazzuta e cattiva. Anche se per adesso sta per Ferrari, dai, non ci possiamo lamentare, pensavo peggio. Come detto, mi spiace, a parte di aver un attimo toccato Vettel, ma soprattutto per non aver avuto l'opportunità di fare un assetto decente per questa gara, pensando che fosse sull'asciutto, invece qualifica e gara su bagnato. Vabbè, va. Ci abbiamo provato, comunque un terzo posto ci può stare. Di serbatoio, ti resta il 25% di carburante. Quindi
cazzo. Manca un giro. 16 secondi di stacco, mamma mia. Hamilton ha appena registrato il miglior tempo. Beato lui. Non ci stiamo cercando di sopravvivere. Non deconcentrarti. Le condizioni attuali della pista sono un problema per tutti i piloti. E chi ha avuto niente? Sono lamentato dei meteorologi. Ci abbiamo nel team. Non hanno saputo dirmi se piove, nevica. Massa sta recuperando pochi decimi a giro. Ah, quindi Massa ha superato Grosjean. Chissà che fine ha fatto Vettel. Pazienza. Ci siamo presi questo terzo posto grazie anche al motore di Ricciardo che ci è esploso davanti. Queste ultime curve. Iniziamo a soffrire. Siamo scesi in terza posizione, siamo terzi ora. Siamo sempre stati in questa posizione in realtà. Problemi per Sebastian, è costretto a ritirarsi dalla gara. Ahia, addirittura, vabbè, allora ha fatto danno pure lui. Ha continuato a far danni, non so se sia per causa della toccata all'inizio, ma non credo, era stata una cosa così amichevole, in amicizia, no? Non era stata così aggressiva come toccatina. Adesso andiamo a vedere in realtà. Vabbè, il podio non so, possiamo anche skippare, tanto è sempre uguale. Quindi sta cosa del podio si poteva anche skippare, evitare, non è che c'era tutta sta attesa per sto podio, tanto è sempre così, vabbè sti cazzi. Una magnifica prestazione da parte del campione del mondo Lewis Hamilton, imbattibile con la sua Mercedes. Sì, davvero un'ottima performance, direi memorabile. È tutto per il Gran Premio di oggi. Un saluto da parte nostra e arrivederci. Il replay, che cazzo è successo? Dai, ci vediamo la clippina all'inizio, perché tanto ci siamo sfracellati all'inizio con Vettel. A parte lì che abbiamo avuto una partenza un po' così difficile, poi siamo stati in scia un pochino a Vettel. Il controllo trazione alla partenza si fa sentire, la mancanza del controllo trazione qui staccato, ci siamo infilati su Vettel, che poi era stato anche attaccato da Ricciardo, ma è riuscito a recuperare dopo il sorpasso di Ricciardo, anche perché si trovava all'interno, quindi Vettel ha avuto la meglio. Poi ci siamo buttati qui sul rettilineo dove Vettel ci ha ripreso un pochino sfruttando la scia. Noi eravamo ancora in seria difficoltà, poi abbiamo fatto, sembra un errorino che ci ha portato un po' troppo lunghi, o forse è stato proprio lui che ha guadagnato sfruttando la scia, sì, perché è qui che ci ha insinuato. Noi lì eravamo andati un po' lunghi, infatti abbiamo dovuto correggere la traiettoria, qui si è insinuato e no, non, cioè a parte la tocca, no, è stato quello dietro che poi l'ha toccato. Aspetta, noi avevamo dato sì una piccola toccatina, però cazzo, si può cambiare magari personaggio, no? Si può fare un cazzo. Vabbè sti cazzi. Vabbè, avevamo dato una piccola toccatina, poi è quello dietro che si è insinuato e l'ha fatto un attimo forse uscire un po', non lo so. Va bene, comunque ragazzi, noi allora ci vediamo con il prossimo GP. Non ho più pallida di dove saremo. Ah, in Ungheria, non so pronunciare il nome del tracciato naturalmente. Ci vediamo al prossimo GP in Ungheria, che non è male il GP ungherese, dobbiamo dire la verità, almeno per quanto mi riguarda. Per quanto riguarda il meteo, fatemi sapere la vostra, perché io sinceramente non trovo la
qualcosa alla lunga. Per quanto riguarda la classifica costruttori, come stiamo ancora secondi? Ormai siamo a 50, meno 50. Vabbè, ci vediamo al prossimo appuntamento. Allora, un saluto a tutti da Quel Tale Ale.